Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Inizio il video un po' diversamente. Come avete visto, stamattina sono tornata a casa che ieri sera ho dormito da Brian e sono andata direttamente al Lidl a prendere un po' di cosette. Prendo sempre quelle cose lì al Lidl. Poi ho fatto colazione e poi è venuta un'amica di mia mamma che da un po' di settimane mi sta facendo dei massaggi alle chapas e gambe e questa è stata già la sesta seduta. E come potete vedere dal video che vi sto mostrando, insomma, sono sul tavolo, sì, bisogna accontentarsi. E niente, mi fa questi massaggi qua. E sono molto, allora, sono massaggi tosti, cioè non sono proprio rilassanti, rilassanti. Infatti all'inizio ero un po' perplessa, però mi ha spiegato che se vogliamo andare a lavorare sulla circolazione e sulla cellulite bisogna che si spinga un po'. Infatti mi ricordo le prime volte, cioè le prime volte, fino alla volta scorsa, sentivo proprio malissimo, cioè era molto una sofferenza più che un piacere. E invece insomma adesso sto già molto migliorato e sento molto meno dolore e stavo anche un pochino addormentando questa volta, però insomma ci sono certi punti che comunque dove c'è proprio la cellulite nascente che in effetti mi fanno abbastanza male, però ho detto che nota già un po' di miglioramento nella circolazione appunto per il fatto che sento meno male e quindi insomma va molto meglio. Volevo condividere con voi questa cosa qui perché comunque ne sto approfittando dato che comunque ci fa questo piacere e si spende molto di meno che insomma andare in un centro estetico perché insomma se avete la possibilità, se avete delle conoscenze, se riuscite a spendere un po' di meno, sicuramente è la cosa migliore. E niente, adesso mi asciugo i capelli e poi vi faccio vedere una cosa che sto facendo. E niente, ve lo faccio vedere. È che tramite una ragazza su Instagram ho scoperto un corso gratuito offerto da Google per quanto riguarda le basi del marketing digitale. È fatto veramente tanto bene e è un corso di 40 ore che vi dà un attestato riconosciuto ufficialmente. E ci sono dei mini video che appunto parlano ogni volta di un argomento e video di 3-4 minuti, quindi insomma si finiscono in fretta. Finito il video ci sono delle domande, gli esercizi sono sempre diversi e infatti è molto bello anche per quello perché non è monotono, sempre uguale. E poi insomma superati cerchi insomma di rispondere bene alle domande, di fare gli esercizi, se sbagli, cioè non succede nulla, lo puoi correggere subito. E inoltre mi sto prendendo dei gran appunti. Perché ci sono, ecco, sono tornata un po', mi mancava. E insomma, mi sono scritta tutte le cose che mentre che ascolto il video, insomma, mi scrivo tutto quanto, così ecco, è più facile, puoi andare a fare gli esercizi. Quindi, insomma, volevo dirlo perché l'ho un po' annunciato su Instagram e mi avete fatto delle domande, allora ho detto aspettate il video. E adesso insomma, sapete cosa sto facendo. E poi insomma vedremo se è interessante fino in fondo. Comunque qualche ragazza mi ha dato dei feedback e ha detto che è molto interessante e valido. Allora, il punto è questo. Ieri che stavo vloggando il cosa mangio in un giorno mi sono scordata di riprendere il pranzo così. Bello. Quindi oggi siamo al giorno dopo, io mi sono allenata e niente, mi è venuta una gran voglia di farmi un'insalata di farro, proprio una cosa fresca. Con pomodorini, rucola, pezzettini di mozzarella. E quindi adesso andiamo a preparare. Fuoco? Sì, mi sono appena svegliata dal mio pisolino pomeridiano. Se vedete sotto di me c'è del fumo, non sto andando a fuoco. Sono quasi le 5
e mi è arrivato un pacco da Amazon, da questa azienda che si chiama Nutrimea. Comunque vi lascio il link qua. Allora, io non vi faccio vedere i prodotti anche qua su YouTube, ma non me l'hanno chiesto, ma vabbè. Allora, se ve lo faccio vedere, è un diffusore di oli essenziali. E adesso l'ho provato a montare, avevo anche un po' di ansia. E ho provato il gusto arancia dolce che mi ricorda tantissimo Chupa Chupa, quindi è fantastico. Gli altri due invece sono lavanda e eucalipto, li ho già un po' sentiti. E sono lavanda e eucalipto. Il mio preferito, già capito che quello è l'arancia. La cosa carina è che si illumina tutto. Ha tipo 16 o 18 colori diversi. E niente, sono oli essenziali puri, bio, naturali e sono prodotti in Francia. Allora, sono le 6:20, io ancora non ho fatto merenda perché ho un po' di nausea, non so perché. E magari un po' di frutta potrei mangiare. Messaggio del video di oggi: ascoltati, se non hai fame, se non hai voglia di mangiare. Se sei a posto, mangiare. Non è obbligatorio fare merenda. Però me va la frutta. Sono andata a prendere, ho tagliato un kiwi, fragole e delle mandorle. Io preferisco quelle con la buccia rispetto a quelle senza buccia. Allora, sono le 8:15 e io mangio fette biscottate, un pezzo di pane e questo affettato qua. Ultimamente non sto tanto bene, è già più di un mese che subito dopo pranzo, cioè sempre dopo pranzo, tipo un'oretta, un paio di ore dopo, inizio ad avere mal di pancia e devo correre in bagno per dissenteria. Io ho avuto un po' di problemi di colon, irritabile nel tempo, così, ma è una cosa così stabile, cioè sto sempre male, a parte il weekend non sto male, infatti questo mi fa pensare che sia più una roba psicologica. Comunque sono stata però anche male prima, dopo che ho fatto merenda, evidentemente la frutta mi ha fatto acidità, non lo so, e sono tornata in bagno anche se non c'era tanto, però boh, è un periodo un po' così, infatti mi sa che vado dalla dottoressa e gliene parlo e dovrò, mi sa, fare degli esami del sangue. Comunque adesso mangio un po' queste cose e poi dopo vado a casa di Brian. E niente, direi di concludere qua il video. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!